Vlad. Domanda. Abbiamo discusso durante la mattina come a volte una persona capisce che tutto quello che accade arriva dall'alto, arriva alla lezione con gli amici o cose che succedono nella famiglia e magari lui non capisce dove lui, che cosa deve fare lui. Di nuovo, per favore. Vlad, quando una persona capisce che tutto arriva dall'alto. Rav, se lui è confuso dal fatto che tutto arriva da lui e che non dipende da lui, e in accordo con questo lui deve lavorare in un modo che tutto dipende da me, cioè se non è per me, chi per me? E quindi perché vi è stato dato un metodo attraverso il quale voi potete semplicemente fare cose, semplicemente darvi cose da fare come bambini. Se noi abbiamo avuto la Torah, anche noi abbiamo avuto la Torah 3000 anni fa. E improvvisamente oggi diciamo che noi non stiamo facendo nulla con le nostre mani, ma che è stato fatto tutto perché doveva essere così. Allora perché dobbiamo tornare indietro a quello? Allora noi oggi ci diciamo che cosa abbiamo fatto in questi 3000 anni? In questi 3000 anni abbiamo costruito un tempio, l'abbiamo distrutto, costruito, distrutto. Quindi che cosa è il risultato del fatto che la Torah è stata data a noi? È perché la luce superiore ci mischia con tutti i nostri sforzi e quando esattamente è con noi nell'esilio. E quindi più vasi si sono rotti, si includono gli uni negli altri, e oggi noi siamo in un tempo in cui noi siamo pronti per la redenzione. Vlad, quindi quando è dato che tu senti che tutto è stato dato dall'alto, eccetera, eccetera, ma comunque lui continua a dover andare in queste cose come se lui stesse facendo tutto. Dov'è? Era prima? Noi? Prima non c'era una correzione, ma solo una correzione, ma anche la corruzione era una correzione, perché noi abbiamo fatto qualcosa, ma no, non che siamo avanzati attraverso la correzione, ma siamo avanzati attraverso le nostre grandi corruzioni, una più veloce corruzione. Cioè non è che noi non abbiamo fatto nulla, ma la cosa più importante è che noi diciamo che dipende che tutte le azioni che noi abbiamo fatto, noi dovevamo andare attraverso questi stadi e siamo arrivati a determinati gradi, eccetera. E nulla è cambiato, ma allo stesso tempo la luce era in questi vasi, quindi noi abbiamo studiato com'era negli ultimi 3000 anni, com'erano le generazioni, e lì dentro i vasi noi abbiamo fatto un incredibile lavoro con la luce che è stata integrata nei vasi, nei kilim. La costruzione del primo tempio e poi la frammentazione e poi di nuovo il secondo tempio, di nuovo la frammentazione e poi questi, noi non potevamo fare nulla, cioè queste cose dovevano succedere perché, così come sono accadute. Ora noi siamo in uno stato in cui l'unica cosa che possiamo fare è ascendere, non ci sono ragioni per cui noi dobbiamo discendere. Noi abbiamo raggiunto la più alta corruzione e ora abbiamo bisogno di correzione. Vlad, ma quello hai detto nella mattina, il fatto che noi litighiamo gli uni gli altri, che ci odiamo, e questo è tutto dato dal creatore. Allora tu devi capire che ora tu stai avendo a che fare proprio con il creatore. Ma
Noi non capiamo dov'è la nostra azione qui, cioè come noi definiamo il Creatore in tutto quello che noi facciamo. Rav, se tu senti o sei consapevole a un certo punto che il Creatore ti mette nelle condizioni di non connetterti, già questo è buono. E allora cosa fai con questo? Dice Vlad. Chiedi, dice Rav, chiedi, prega, piangi. O l'istadelli itkarefalaf o le mamashkaf O le tfasotomito prova meno ad meno lasot. avvicinarti a lui e proprio chiedere Lefatech cosa fare. Cosa chashivut vuol ha-tikun. dire cosa fare? Avorei Sviluppare bechavana l'importanza per la kach ma'arit correzione. atmo Il Creatore kidei shiyivakshu mimeno. si mostra in questo modo a noi apposta, al fine che noi possiamo chiedere. אתה חייב לגלות שהוא נחוץ לך, שלא יהיה לך כל זר. Tu devi scoprire che hai bisogno di כן, lui אני אגיד. e quindi che קצת לא... sì.